Ciao Enrico, ciao. Sali, sali, non ti preoccupare. Vieni, vieni. Ma perché hai invitato Enrico? Poi proprio il sabato mattina, lo sai che è il mio giorno sacro? Scusa, ma il tuo giorno sacro, ma non era il venerdì? No, quello è il giorno del pesce. Comunque, l'ultima volta ho spoilerato tutta la mia serie televisiva preferita. Sono rimasto in depressione per un mese intero, un mese. Anzi, guarda, non mi ci fa pensare perché per me la Ma roba è. no, ma Gianlu, ma io niente, volevo chiedergli qualche consiglio. Sai, lui è il più bravo del mio corso, magari può darmi una mano, Scusa, ma Ceppo? Con tutto quello che ho fatto per te, guarda, sono no? ingrato. No, ma Gianlu, ma è che No, sono in ansia, sono non ci ingrato. dormo la notte. No, Ho solo tranquillo. bisogno di parlare con Guarda. qualcuno, di confrontarmi con una persona che può capire la mia situazione. Oh, ciao Fa, sono un po' Ehi! in anticipo. No, figurati, sono di No. 5 ore. Ah, ciao Gianlu, ci sei anche tu? Sei un po' ingrassato. Così è questa qui casa vostra, beh, Sì. è un po' piccolina. E tra l'altro è anche abbastanza scomoda da raggiungere con i mezzi. Cioè, pensavo di poter prendere la metropolitana e invece ho dovuto cambiare tre mezzi di superficie diversi, cioè tre. Vabbè, comunque sei arrivato presto. Beh, insomma, non direi, considerando che ci ho impiegato 73 minuti da quando sono partito da casa, senza considerare il tempo che ci ho messo per arrivare con l'ascensore al piano. Tra l'altro, secondo me quell'ascensore non è mica norma, eh? Cioè, dovreste parlare con l'amministratore. Ma Enrico, ma è che siamo in affitto, ma. Vabbè, allora, sei pronto? Ti ho Sì. portato un po' di materiale, fammi vedere il programma. Allora, il pro. Eccolo qui. Il programma, ecco. Ma sì, questo è facile, dai. Sì? Questa qui l'ho già fatta. Questa è la sua memoria. Cioè, questo qui potrebbe anche farlo Gianluca, dai, è facilissimo. Beh, comunque, i tuoi guai sono finiti. Ho elaborato un metodo fantastico che ti farà recuperare gli esami perduti in un lasso di tempo infinitesimale. Devi solo fidarti di me. Metodo. Metodo di studio Carfaione, ideato, prodotto e sviluppato da Enrico Carfaione, cioè io. Il titolo è una bomba. 5 esami in 5 giorni. Bello è bello, però è un po' intensivo, Enrico. Io poi di esami da recuperare, ne ho soltanto tre, Che quindi. vuoi che sia, 2 esami in più non hanno mai fatto male a Ma nessuno. scusa, ma non sarebbe meglio fare tre esami in 5 giorni? Ma Così stai io. scherzando? È un metodo calibrato al millesimo di secondo. Scusami, non E allora, intendevo. questo non ti serve più. Come? Ma Da quello è. oggi studierai su queste. Tra l'altro, i libri sono una cosa superata e in questa materia il professor Schuster-Festenberg mi è sembrato sicuramente superficiale. E infatti si è preso un anno sabbatico Ah, dall'insegnamento. sì. Quoderat demonstrandum. Guarda, ti ho messo delle note a margine. Se ti atterrai scrupolosamente a quello che c'è scritto, vedrai, i risultati sono garantiti. Certo, devi studiare anche la notte. La notte? Eh sì, con queste! Li ho registrati e masterizzati io uno per uno. Sono delle audio lezioni formative. Ma sai che il cervello durante la fase REM consuma una quantità di ossigeno e di glucosio paragonabile a quella che consuma durante le attività intellettuali? Enrico, ma c'è la tua voce. Certo! Più suadente di quella di Sinatra. Il venerdì sera al karaoke mi invidiano tutti. Marco se n'è andato e non ritorna più. Col treno delle 7:30 senza lui è Enrico, ancora Enrico, di. Enrico! Non saprei. Ma sì, guarda, fidati di me. Certo, per seguire più da vicino il metodo dovrò trasferirmi qui e infatti mi sono permesso di portare qualche effetto personale. Ma quello è Dragon Battle 2! Ma non è l'Enhanced Version! Dai, dai, gira! Salta, salta! No, qui devi mischiare il mana con il lanciafiamme! Sei morto. Comunque, se vuoi, posso darti qualche lezione. Sai che l'ho finito a livello brutale? Ragazzi, temo di essermi inavvertitamente chiuso fuori! Ragazzi! Non aprire mai più quella porta senza il mio consenso e chiama Cepu.
Chiama Cepu ora, subito, immediatamente. Guarda, non pensavo che avrei mai pronunciato queste parole, ma mille volte meglio Cepu. Mille volte meglio Cepu piuttosto che un altro secondo insieme a quell'uomo. Tu hai bisogno di un professionista serio, di qualcuno che ti segua veramente, non di un metodo strampalato di cinque... Cinque esami in cinque giorni. Sette spose per sette fratelli. Tu adesso chiami, fissi un incontro, ti fai fare un vero piano di lavoro e vai a lezione dal tutor. Intesi? Sì, mamma, subito. Ah. Che cos'è che diceva del mane e del lanciafiamme? Ragazzi! 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 Temo di essermi inavvertitamente chiuso fuori! Ragazzi!